Buongiorno a tutti. Oggi vi volevo parlare della possibilità che abbiamo con Denta Studio di Maestro 3D di realizzare dei video che ci possono essere utili, ad esempio, nella focalizzazione di una particolare criticità del caso, oppure per il clinico in fase di esposizione del caso al paziente in maniera più efficace ed efficiente possibile. Abbiamo due possibilità di realizzare questi video ed andiamo a vedere quali sono. La prima è pressoché automatica, quindi dal modulo di Virtual Setup, dall'icona Video, abbiamo l'apertura di questa finestra che ci dà la possibilità di settare il video stesso. Quindi in alto a sinistra abbiamo la possibilità di andare ad inserire un logo a nostro piacimento da una libreria che abbiamo a disposizione. Possiamo cambiare il colore di sfondo, possiamo cambiare il colore del testo. Abbiamo la possibilità di decidere se inserire nel video tutte e due le arcate o una solamente, se inserire nella prima fase del video i modelli studio, nel caso in cui noi ad esempio abbiamo modellato i modelli su base Tweed, ad esempio, animazione, la possibilità di avere visualizzati gli attachment, le etichette che noi magari abbiamo messo con il nome, con il numero, e i denti con radici. In questa sezione invece abbiamo la possibilità di andare a modificare quelle che sono i testi. Con la prima icona andremo a modificare il testo che è sempre presente in basso e a sinistra per tutta la durata del video, con il nome del paziente, magari il nome della clinica, il nome del clinico in particolare, oppure andare a eliminare qualcuno o aggiungere qualche cosa d'altro. Andremo a confermare. Con questa icona abbiamo la possibilità di modificare la pagina iniziale di tutto il video con le stesse modalità. È tutto editabile, quindi possiamo decidere che cosa inserire e cosa meno. E mentre invece con quest'icona andremo a settare il video, la registrazione del video, per cui abbiamo la possibilità di decidere la risoluzione che noi vogliamo. Io uso questa perché mi permette di realizzare video che sono poi esportabili, ad esempio anche in WhatsApp, senza problemi e sono accettati da tutti i sistemi operativi presenti sul mercato. Possiamo andare a modificare i frame, cosa dalla quale io non sto lontano perché entriamo in un altro campo. E la possibilità di andare a variare la qualità. Ormai i nostri PC sono tutti abbastanza performanti, per cui anche una qualità alta è supportata un po' da tutti. Anche in questo caso andiamo a confermare. Una volta confermato, questi parametri rimarranno fissi per tutti i video che andremo a fare poi in futuro, quindi non ci sarà più bisogno di andarli a modificare. Dopo ciò possiamo passare alla fase di registrazione. Visto che questo particolare computer non è efficace, efficiente in maniera eccezionale, vi farò vedere quello che è il risultato finale. La realizzazione media di un video prende intorno ai 2, 3, 4 minuti e il risultato finale è questo. È un video in formato MP4 della durata di 1 minuto e mezzo, in cui andremo a vedere la pagina iniziale. Vedete in alto a destra il logo che abbiamo deciso, la presentazione dei modelli iniziali con vista frontale ed occlusale, sia in articolazione che in modalità singola. La vista frontale dell'animazione dei movimenti che noi siamo andati a fare in fase di setup, la stessa visualizzazione però per ogni singola arcata, quindi in fase frontale e in fase occlusale con l'applicazione degli attachment.
e così anche in fase di arcata inferiore. Abbiamo la vista laterale destra e la vista laterale sinistra. Questo è un video che può benissimo essere utilizzato dal clinico nei confronti del paziente, in quanto ha una durata accettabile, è esaustivo al punto giusto e quindi utilizzabile in questo frangente. Nel caso in cui invece vogliamo un video con una sequenza che non sia prestabilita, una sequenza personalizzata da noi, possiamo usare il secondo metodo, che è questo. Vediamo sulla barra in alto un'ulteriore icona video. Sotto abbiamo una sotto-icona di setting. Questo è molto importante perché senza aver fatto questo passaggio non abbiamo la possibilità di andare in fase di registrazione. Anche qui abbiamo la possibilità di decidere quale risoluzione applicare, i frame e la qualità. Una volta che abbiamo confermato, e solo in questo momento, riandando sull'icona video, abbiamo la possibilità di andare in fase di registrazione. Come? Con i comandi a tendina o altrimenti con i comandi rapidi F2, F3 ed F4. In questo caso decidiamo di usare i tasti rapidi, quindi premendo su F2 la registrazione parte e ce ne accorgiamo perché qui in alto a destra vediamo che inizia a scorrere il tempo. Possiamo fare tutti i movimenti, tutte le visualizzazioni, tutti i passaggi che vogliamo. Nel caso in cui abbiamo bisogno di mettere in pausa il video F3, vedete che il tempo si ferma, andiamo a predisporre un'altra visualizzazione, sempre con F3 ripartiamo con la registrazione, vedete qui in alto, e con F4 andiamo a terminare. A questo punto vi verrà chiesto la destinazione del video. E avremo un video completamente diverso dal primo con una sequenza che abbiamo deciso noi. Sperando ancora una volta di essere stato utile e di rivedervi nella prossima occasione, vi do un arrivederci a tutti.